Ciao a tutti, buon pomeriggio e bentornati a questo nuovo appuntamento di Didattica Live. Oggi ci dedicheremo ai costruttori di personaggi, luoghi e storie. Cercheremo di partire in particolare dai personaggi per creare delle storie con i nostri ragazzi in classe. E mi piace iniziare con l'immagine di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché Alice è una grande curiosona e penso che la curiosità sia la prima caratteristica che chiediamo di mettere in gioco a noi e ai bambini in questo percorso dove raccolgo un po' le mie esperienze e cerco di condividerle con voi. Lavorare sui personaggi, infatti, ho visto negli anni che dà ampie possibilità, stimola l'osservazione, accende la curiosità, la creatività, permette di intavolare delle conversazioni molto interessanti con i nostri alunni per quanto riguarda le storie, la trama delle storie, il superamento stesso degli stereotipi che dai personaggi derivano e che in qualche modo possono essere oggetto di interessantissimi dialoghi con loro. Aiuta la classe a costruire relazioni e a mettere in gioco emozioni, mettendo un po' in campo anche quello che è il vissuto personale, scolastico e non. Ovviamente mi piace anche Alice, infatti si chiama Personaggio allo specchio, lo slide in cui l'ho riportata, perché Alice è proprio saltando all'interno dello specchio, quindi che va all'interno di se stessa a scoprire un po' com'è. E quindi mi piace pensare che la costruzione di un personaggio possa servire anche per mettere in gioco non solo la scrittura, ma anche corde molto importanti. E nella seconda slide, invece, il libro che ho messo come riferimento è un silent book, dove sono riconoscibili classiche fiabe che appartengono al patrimonio di tutta l'umanità e della storia di ognuno, perché spesso penso a quanto i bambini arrivano già in prima elementare con un bagaglio straripante di personaggi. Arrivano con i personaggi che fanno parte delle storie classiche, delle storie che hanno ascoltato in famiglia o nella scuola dell'infanzia o già al nido. Arrivano con il bagaglio di fiabe popolari, che sono quelle della nostra tradizione, ma anche con i personaggi familiari, certe storie che si tramandano da nonna, zia, mamma e arrivano poi a animare il mondo dei personaggi che fa parte dei bambini. Arrivano anche con i personaggi che fanno parte del loro vissuto quotidiano nella città. Ad esempio, io abito a Viareggio e fin da piccoli bambini conoscono chiaramente la maschera, che è la più importante del nostro carnevale, che è la caratteristica maschera del carnevale nostro, che è Burlamacco. E quindi anche questo può essere un personaggio che stimola in qualche modo la nostra fantasia, la nostra ricerca nel costruire i personaggi. Quindi attingere anche a quelle che sono le esperienze appunto del territorio. E poi arrivano chiaramente con tutte le suggestioni che arrivano da film, cartoni e in particolare di solito ho visto come mamma e come maestra in prima arrivano con un sacco di supereroi e di super principesse che metteremo in gioco insieme a loro. Di solito quando lavoro su una storia ho sempre cominciato a lavorare sulla trama, quindi inizio, sviluppo, conclusione. Altre volte mi sono messa in gioco da un punto di vista diverso, cominciando invece dal personaggio stesso, soffermandomi in maniera da lavorare con tutta la classe sulla costruzione del personaggio e poi di lì attivare la trama. Riporto durante le slide alcune delle esperienze che sono riportate nei libri di Lago Blu, sia di letture che di scritture per la prima, seconda e terza elementare, che magari appunto poi potete guardare con calma nelle slide che verranno messe a disposizione. E la prima cosa da scegliere è quella più difficile forse, la scelta del personaggio stesso. Io qui ho messo alcuni campi che mi sembrano più adatti, in particolare alle classi del triennio. Si può scegliere di costruire con la classe un personaggio umano, un animale, oppure personaggi fantastici come questi meravigliosi draghi che sono riportati in questa lettura, o degli oggetti animati. Io li ho messi anche in quella che secondo me, dall'esperienza che ho fatto con i miei ragazzi, è anche un ordine di difficoltà. Quindi consiglio di partire da personaggi umani perché sono quelli che più di tutti i bambini hanno sott'occhio e poi di passare appunto anche all'esplorazione di altri campi da cui attingere per la creazione dei personaggi. E una cosa molto importante quando si sceglie un personaggio, dopo aver capito che è un umano, è la scelta del nome. Sul nome ci lavoro molto perché il nome è comunque collegato all'identità. E siccome in classe, soprattutto in prima, seconda e terza, lavoriamo moltissimo sul binomio identità-gruppo-classe, credo che soffermarsi sul nome sia qualcosa che vada al di là
della lettura della scrittura, vada proprio a quella che è la convivenza civile, a quella che è l'identità del singolo in mezzo agli altri. E come si fa a scegliere un nome di un personaggio? Si può attingere liberamente dai nomi comuni che circolano, si possono inventare dei nomi, si possono stravolgere dei nomi e quindi prendere Rape Ronzolo e trasformarlo in chissà cosa con l'aiuto dei nostri bambini che in questo hanno veramente più fantasia di noi. Magari a fine seconda, inizio terza, possiamo chiedere anche aiuto alla grammatica e quindi alterare i nomi, creare dei nomi composti un po' presi dal reale, un po' dalla fantasia e creare quindi dei nomi per i nostri personaggi. Quello che è importante, già la scelta del nome, è che noi non dobbiamo solo insegnare ai bambini a costruire un personaggio, ma anche a come ispirarsi. E mi sono permessa di mettere a questo punto del nostro incontro di oggi il carro vincitore dello scorso anno, l'anno corrente 2020, del Carnevale di Viareggio. Perché negli ultimi anni i nostri maestri carristi della cartapesta attingono molto al bagaglio culturale delle favole classiche. Vi volevo fare questo esempio. Questo carro che ha vinto è ispirato chiaramente al Mago di Oz, dove sono riportati tre personaggi principali, e dove Dorothy è invece una modernissima Greta, personaggio quindi abbastanza famoso anche tra i bambini un po' più grandicelli. E questa rivisitazione è molto interessante, sia nell'utilizzo del personaggio che nella rivisitazione della storia stessa. Questo semplicemente perché veramente possiamo imparare anche dagli altri a ispirarci e trasmettere questa curiosità, questo prendere, questo osservare cosa c'è intorno a noi e portarlo, rielaborarlo, mettendo insieme competenze e creatività e fantasia. Dopo che abbiamo scelto il nome, mi viene da sottolineare una cosa e riporto una mia esperienza personale. Veramente, fin dalla scelta del nome emerge, ho visto, quanto sia fondamentale interagire con i vissuti dei nostri bambini. Soprattutto in questo momento loro hanno una voglia pazzesca di condividere con noi, ma questa è una regola che vale sempre, è un aspetto che è fondamentale. Interagire con i loro vissuti reali, ma anche immaginari. Ad esempio, io, pur essendo laureata in cinema, non sono una grande fan di Guerre Stellari, invece mio figlio, che ha 9 anni, è veramente un super appassionato. E qui ho messo uno dei suoi libri preferiti degli ultimi anni, che ci serve anche per far capire come interagire con i loro mondi immaginari ci serva come trampolino di lancio, insomma, per la creazione dei personaggi, per partecipare anche emotivamente, empaticamente con loro in un percorso di apprendimento che possa essere soddisfacente e portare anche a dei risultati. Qui, ad esempio, in questa copertina, tra l'altro è di Giunti questo libro, c'è il cattivo di Guerre Stellari che fa una colazione dolcissima e un atteggiamento molto carino, molto accogliente con la principessa Leila, quindi Ferner e la sua principessina. Questo perché veramente anche la narrativa per bambini oggi mette molto in discussione gli stereotipi, prende un po' in giro i personaggi e cerca di rilanciare quindi anche dei messaggi molto importanti per quanto riguarda i comportamenti, la visione di sé e degli altri. E quindi ecco, questa nota al margine di partecipare ai loro mondi reali e immaginari credo che sia fondamentale sempre. E dopo che abbiamo scelto il nome, di solito io passo a stilare una carta d'identità del personaggio. Carta d'identità che non mi soddisfa mai, nel senso che ho dei modelli che però cambiano a seconda della classe, a seconda del gruppo con cui lavoro. Si può pensare di partire appunto da una descrizione di una persona e pensare al nostro personaggio, l'età che ha, il luogo in cui è nato, la sua altezza, la sua corporatura, il viso, le caratteristiche degli occhi, dei capelli, del naso, della bocca. E qui si può anche pensare, secondo me, di partire invece proprio dal documento autentico e quindi dalla carta d'identità vera che abbiamo e su quella fare la carta d'identità del nostro personaggio. In questa fase, chiaramente, ci viene di grande aiuto la descrizione fisica, perché la descrizione fisica di un personaggio parte dall'osservazione anche di persone, no? E quindi persone che fanno parte della nostra famiglia, della nostra scuola, persone che incontriamo casualmente per caso. Questa capacità di osservare che noi mettiamo in campo nella costruzione di un personaggio in realtà sarà fondamentale per i nostri ragazzi, abituarli all'osservazione, a essere curiosi, a scrutare la realtà circostante, sia per una capacità osservativa generale, ma anche vedremo per qualcosa che riguarda più da vicino l'empatia.
E poi dobbiamo ricordarci che comunque la descrizione fisica, di cui porto qui un esempio, è fondamentale anche per l'ampliamento lessicale, che è comunque una caratteristica importante del percorso di apprendimento, non solo per la scrittura, ma ancora di più per la comprensione del testo, sia scritto che orale. E poi ricordiamoci, tra virgolette, una regola bellissima, che nel mondo fantastico siamo abbastanza liberi di creare, oltre i modelli persistenti di oggi, quindi di giocarcela veramente questa partita, dove ci sono comunque dei confini, delle regole nella descrizione, ma dove possiamo veramente mettere degli ingredienti e creare delle cose nuove e avvincenti. E a questo punto di solito si passa subito al carattere. Secondo me invece è importante, anche collegandoci alle altre discipline, quindi ad esempio scienze, e all'interno della costruzione del personaggio che stiamo facendo con la nostra classe, dare libero sfogo ai cinque sensi e interrogarci, interrogare i bambini, parlarli e quindi magari chiederci quale profumo o odore ha il nostro personaggio, soffermarsi anche con l'aiuto della musica su come potrebbe essere il nostro personaggio, baritonale, acuta, parla sottovoce, come si muove, quindi pensare anche appunto all'educazione fisica, no? Quindi qual è la sua postura, ha dei gesti che ricorrono, come muove gli occhi, come muove le sopracciglia, quali sono le espressioni tipiche che fa, come cammina. E qui io uso spesso la drammatizzazione in classe perché può essere un ottimo strumento per provare com'è il nostro personaggio, vedere come lo vogliamo far muovere, camminare, correre, pensare, che espressione ha quando pensa, quando ha paura. Ed è sicuramente qualcosa che è molto bello perché oltre a aiutarci a fare una descrizione, la costruzione di un personaggio migliore, sicuramente ci propone insomma anche di andare più a fondo in quello che è l'approfondimento già psicologico del personaggio, ma anche la capacità di osservazione degli altri e quindi poi anche di se stessi. Dopo di questo passiamo al carattere, che è forse la cosa un pochino più complicata per la prima, seconda e terza classe, però possiamo cominciare magari attingendo sempre dalle letture, ispirarsi che tipo di carattere è questo personaggio. Esistono lupi e lupi, esistono streghe e streghe, riferirsi sempre appunto alle fiabe che magari conoscono, che abbiamo letto insieme. Com'è il suo carattere? È timido? È estroverso? È audace? È pauroso? E poi cercare proprio, come se fossero degli investigatori, di alimentare la curiosità, di fugare nella vita di questo personaggio, nella sua vita di ogni giorno. Cosa fa in genere dalla mattina alla sera? Con chi abita? Cosa gli piace fare, cosa invece proprio non sopporta. E poi, via che crescono, andare nell'intimità di questo personaggio. Questo personaggio ha dei sogni, quali sono? Cosa desidera? Cos'è che invece fa tanta paura al nostro personaggio? Sono tutte domande, queste molto belle, perché permettono di lavorare a tutto tondo su un personaggio, ma permettono anche veramente di far uscire dai bambini le loro idee, la loro fantasia, i riferimenti a ciò che vivono, a ciò che sentono, e quindi di creare anche un clima molto positivo e stimolante all'interno della classe. E poi, una volta fatti questi tre passi, quindi descrizione fisica, esplorazione con i cinque sensi e diamo un carattere al personaggio, adesso diamo proprio vita al personaggio. Questa è una cosa che piace tantissimo ai bambini, è una fase dove si passa in qualche modo dalla teoria alla pratica, dove mi piace molto farli lavorare anche con le mani e con il corpo. L'esperienza della scrittura, soprattutto a questa età, è un'esperienza polisensoriale, quindi invitiamoli a disegnare il nostro personaggio. Proviamo a drammatizzarlo, perché è bello che lo stesso personaggio vederlo come viene interpretato da bambini diversi. Se fosse possibile, quando sarà possibile, magari fare un laboratorio con i genitori e costruire dei burattini ispirati al personaggio che la classe ha costruito. Mentre mi piace moltissimo il terzo punto, che è scrivere una lettera o un monologo con cui il personaggio stesso si presenta. Questo è già qualcosa di molto difficile, che vedo più adatto alle classi dalla terza in poi. Una volta fatto il personaggio, sarebbe bello veramente che il personaggio stesso si presentasse ai bambini e quindi far scrivere a loro, con le parole del personaggio stesso, un monologo, una lettera, una pagina di diario in cui il personaggio si presenta. E mi piace perché è un bellissimo esercizio di scrittura, di fantasia, ma è soprattutto un esercizio per imparare a mettersi nei panni degli altri. E in questo la narrativa, insomma, ci dà un grande supporto.
E poi c'è anche il digitale che ci può venire incontro, e quindi proviamo a costruire con Scratch il nostro personaggio. Scratch è uno strumento basato sul coding che i bambini amano molto, che io ho imparato a usare come supporto sia alla narrativa sia nella costruzione dei personaggi, di cui ho messo appunto il link qui nella slide. E con questo ci andiamo a prendere un po' tutta quella fetta di alunni che sono molto fissati, tra virgolette, con il digitale, con i tablet, però ci permette anche di lavorare un po' sulla cittadinanza digitale, in quanto possiamo vedere come il digitale possa essere uno strumento narrativo che ci aiuta quindi a studiare, a fare delle cose belle anche in campo scolastico e quindi vedere un altro utilizzo dei mezzi tecnologici e digitali. E come si lavora? Qui ho messo un bellissimo arazzo fatto da altre classi qualche anno fa nella mia scuola primaria, perché loro hanno proprio cominciato con la prima, con la rivisitazione delle favole classiche, delle chiavi classiche, e quindi mi piaceva, ecco, riportarle, perché era un momento che un percorso che ha coinvolto tantissimo sia i piccoli che i grandi. E si può lavorare in diverso modo, dare uno stesso personaggio a diversi gruppi, lavorare a coppie, lavorare singolarmente, e a classi parallele. Secondo me, soprattutto in questo anno qui così difficile, dobbiamo veramente alimentare le occasioni di confronto, non solo tra noi insegnanti, che un po' ci mancano, ma anche e soprattutto tra bambini. Quindi mi piacerebbe pensare a classi parallele dello stesso plesso, oppure scuole dello stesso istituto, e perché no? Andiamo oltre, scuole anche molto lontane fisicamente che fanno un lavoro su un personaggio e poi in qualche modo ci si confronta, ci si scambia quello che abbiamo realizzato attraverso una mail, attraverso una chiamata, rispettando chiaramente quelli che sono i protocolli e le istruzioni, insomma, d'uso di ogni scuola. È veramente importante, secondo me, soprattutto uscire dalle nostre mura, della nostra classe, e confrontarci con bambini anche di realtà diversi e distanti, oppure appunto con bambini del nostro stesso contesto. E in questo, qualsiasi sia il modo di lavorare, è importantissimo l'opera di mediazione che fa l'insegnante. Io consiglio di lavorare la prima volta proprio con tutto il gruppo classe, perché in questa maniera possono venire fuori, insomma, problematiche, possiamo aiutare anche gli alunni più in difficoltà. Ad esempio, penso che la drammatizzazione in questo tipo di lavoro sia fondamentale, perché è comunque un elemento che permette la partecipazione attiva anche degli alunni che magari sono o più timidi o comunque hanno più difficoltà nella lettoscrittura. E quindi, ecco, è importante che la regia educativa, appunto, soprattutto nelle prime volte che sperimentiamo un tipo di percorso così, sia veramente presente e efficiente. E un esperimento che ho fatto lo scorso anno, quando erano in terza, è aver diviso la classe in due gruppi e aver fatto lavorare un gruppo su un personaggio femminile, un gruppo su un personaggio maschile, e di lì poi pensare a un loro incontro. E questo è stato molto divertente, molto bello, perché poi dall'incontro è nata la storia, basata appunto sull'inizio, qualcosa che succede, qualcosa da risolvere e la conclusione. Però avere i due gruppi che hanno lavorato, ognuno sul suo personaggio, dopo averli fatti incontrare, è qualcosa che è piaciuto molto ai bambini, l'ha stimolati tantissimo e gli ha permesso di lavorare e scambiarsi anche opinioni, non solo sul personaggio che avevano costruito, ma anche sul modo in cui erano arrivati a costruire il personaggio e poi mettere insieme le forze per realizzare una cosa comune che è la storia. E in una storia si possono incontrare i personaggi, quindi procediamo con domande, no? Per fare la trama, dove si incontrano, quando si incontrano, cosa era accaduto prima e cosa fanno insieme. C'è sicuramente un problema o qualcosa da risolvere. E poi, molto interessante, soprattutto dalla classe terza in poi, sviluppare la trama con coerenza. E quindi sviluppare la trama, sviluppare la storia, tenendo conto dei personaggi, dei loro caratteri. E qui chiaramente ci viene incontro invece a noi un classico della letteratura, non solo per bambini, che è la grammatica della fantasia di Rodari. Ora io ho messo come suggerimento principe l'insalata di favole per poter cominciare a lavorare fin dalla prima con più personaggi. Però veramente lo consiglio, perché è uno strumento in cui continuamente possiamo trovare tantissimi spunti per questa cosa. E niente, io mi fermo qui, però
voglio riprendere la nostra Alice, la nostra meravigliosa Alice, e riportare una frase di Calvino: scrivere è sempre nascondere qualcosa perché poi venga scoperto. Secondo me è un po' con questo atteggiamento che anche noi insegnanti dobbiamo approcciarci alla scrittura, alla costruzione di un personaggio e ricordare Alice che va alla scoperta di se stessa, saltando appunto nello specchio. E quindi vi auguro e ci auguro a tutti quanti noi tanti bellissimi personaggi che possono essere per noi, ma soprattutto per i nostri ragazzi, veramente degli specchi in cui saltare e andare a scoprire mondi fantastici, andare a scoprire gli altri, perché questo fa la costruzione di un personaggio, ci insegna a guardare meglio e con più empatia anche l'altro e soprattutto a guardare anche dentro un po' se stessi. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro a tutti quanti un bellissimo pomeriggio. Ciao! Mi chiamo Antonia Lulurgas, insegno matematica, scienze e inglese in una scuola primaria qui a Firenze, alla Giotto, e quest'anno insegno in una terza elementare. La mia necessità è avere tempo da dedicare non solo alla preparazione della lezione, ma anche ai rapporti con i miei alunni. Quindi avere a disposizione facilmente materiali per preparare le lezioni è indispensabile. Utilizzando IoPiù mi sono resa conto della facilità di reperibilità dei materiali, dalle schede didattiche a lezioni che possono essere personalizzate proprio sulle mie necessità, in quanto è possibile selezionare l'ambito che mi interessa o la classe. Le posso memorizzare in un archivio personale che ho sempre a disposizione sia per l'utilizzo a casa sia per le lezioni in classe. Il tempo risparmiato alla ricerca dei materiali grazie a IoPiù lo posso utilizzare nel dedicarmi alla gestione dei rapporti interpersonali con i miei alunni che ho conosciuto quest'anno, ed è quello che ci vuole dopo un distacco così lungo della didattica.